Allora, direttore Umberto Barletta, Stefania Villa, si è rotto il ghiaccio. Forse era la cosa più importante in questa giornata, in questo esordio in campionato, dopo un po' di delusione che c'era stato in Coppa, però la squadra diciamo che ha dimostrato di essere in crescita e pian piano sta andando a regime. Sì, grazie. Sì, guarda, sono molto contenta perché appunto, come dici tu, abbiamo fatto magari un precampionato anche con qualche difficoltà, però a mio avviso ci stava, anche vista la squadra nuova, tante cose da amalgamare, un lavoro che ha fatto il mister e lo staff molto bene col direttore pian piano e insomma oggi si sono visti i primi frutti, la prima di campionato, quindi sicuramente io sono contenta anche per i ragazzi, per il lavoro che fanno tutta la settimana. E ora si deve andare avanti così, insomma, e crescere sempre possibilmente. Direttore, abbiamo visto l'opera Zampano, diciamo è stato il colpo finale di un mercato davvero, davvero importante, ha dimostrato fin da subito le qualità e anche con il mister si è detto che pian piano si sta cercando di cucire addosso a questa squadra il miglior vestito possibile per farla rendere al meglio. Sì, come avevamo detto precedentemente, noi abbiamo rivoluzionato completamente una rosa, rispetto allo scorso campionato, una categoria superiore, e le difficoltà appunto che abbiamo incontrato, che stiamo incontrando ancora, e comunque sia, riuscire a impartire un'identità, ecco, a questi ragazzi. Lavoriamo tanto, ci alleniamo forte, il lavoro, come dico sempre, paga, quindi oggi si è visto, sono visti i frutti, al di là che abbiamo comunque una rosa da un tasso tecnico molto molto elevato. Siamo consapevoli di questo, ci dobbiamo applicare e i risultati arrivano come è successo oggi. Un campionato che si preannuncia comunque difficile. Siete una neopromossa, avete cambiato tanto, avete costruito una squadra per ambire inevitabilmente ai primi posti. Cosa farà la differenza secondo voi in un cammino così lungo? Ma al di là ovviamente del tasso tecnico della rosa che grazie al direttore si è riusciti a creare, il lavoro, l'impegno, il gruppo, secondo me il sacrificio, perché comunque è una, come dici tu, una categoria difficile, ci saranno sicuramente grossi ostacoli lungo il cammino e secondo me l'unità di gruppo e di intenti, l'apporto della società e di tutti potrà dare quella mano in più, perché siamo consapevoli che appunto siamo arrivati comunque in questa categoria quest'anno, però non neghiamo che insomma ci vogliamo provare almeno a combattere, diciamo, nella prima parte di classifica, ecco, però deve essere un lavoro fatto da tutti con consapevolezza, impegno costante e spirito di sacrificio sicuramente. In questo gruppo spiccano ancora comunque alcuni elementi della passata stagione, penso ad esempio a Durante, che rappresentano quello zoccolo duro fondamentale per ripartire anche questa stagione. Sì, e durante purtroppo nelle scorse partite, quelle di Coppa, l'avete visto in tribuna perché comunque stava recuperando da un problema fisico, un ragazzo sul quale noi facciamo tanto affidamento, l'abbiamo aspettato, oggi aveva una mezz'oretta nelle gambe, il mister l'ha buttato in campo perché dà affidabilità sia da un punto di vista mentale che da un punto di vista tecnico. Questi sono gli elementi che sono imprescindibili per la nostra rosa. E niente, come lui, come Cedamonte, la passata stagione, Capitan Anselmo, stesso Schirru e i giovani, Saracco, Bonanno. Ti dico, noi abbiamo creato questa rosa qua ad un tasso tecnico elevato e loro ci stanno benissimo, non hanno niente da inviare a nessuno.